Siete carichi? Per non smentire il detto Never Skip Monday, iniziamo col piede giusto la nuova settimana. Per l'allenamento di oggi servirà solo ed esclusivamente il tappetino. Se qualcuno vuole fare a meno di usarlo, può anche fare gli esercizi a terra. E inizieremo con un esercizio di plank in tenuta isometrica per il massimo dei secondi che riuscite a stare in posizione. Poi ci sarà un minuto di pausa e potete riprovare un'altra volta il plank isometrico sempre per il massimo dei secondi che riuscite a stare. Finita la prima parte di plank in isometria, passeremo alla seconda parte in cui faremo quattro esercizi. Ognuno una ripetizione cada uno, il tutto ripetuto per 50 volte. Prima di farvi vedere il plank in isometria, vi consiglio di eseguire un riscaldamento con della mobilità articolare per gli arti superiori e inferiori del corpo. E per quanto riguarda il plank, ci mettiamo in posizione con le mani in linea perfetta sotto le spalle, sia la mano destra che la mano sinistra, tutto il corpo sollevato in linea, con gli addominali e i glutei belli contratti. Non devo andare in su col sedere e neanche in giù con il bacino. Ok? Strizziamo bene i glutei, guardiamo a terra, il collo è rilassato in linea con il resto del corpo. Dobbiamo cercare di rimanere in questa posizione più tempo possibile. Naturalmente fate partire il cronometro del vostro telefono, così potete confrontarvi di volta in volta e vedere i vostri miglioramenti. Inspiro bene dal naso. E fuori dalla bocca, cercate di pensare a qualcos'altro che così riuscite a resistere più tempo possibile. Il mio record è stato 7 minuti di plank sulle mani, vediamo se voi riuscite a battermi. Finito il primo plank, facciamo un minutino di pausa e poi riproviamo a fare il plank cercando di superare il tempo che ci abbiamo messo per fare il primo. Siamo arrivati alla seconda parte del nostro workout. Come vi ho detto in precedenza, gli esercizi da eseguire sono quattro. Ogni esercizio lo facciamo per una volta e poi tutti e quattro gli esercizi li ripeteremo a ruota per 50 volte. Fate partire il tempo del vostro cronometro perché alla fine vedrete quanto tempo ci avete messo a finire tutto il lavoro. Come prima cosa vi farò vedere l'esecuzione corretta di tutti e quattro gli esercizi uno per uno. In un secondo momento invece farò con voi l'inizio di questo workout. Partiamo dal primo esercizio di oggi che è lo squat a corpo libero o air squat. Piedi alla larghezza delle vostre anche, pieghiamo le gambe spingendo il sedere leggermente indietro, le braccia o sono distese in avanti o anche piegate. Salgo distendo le gambe, contraggo addome e glutei, ve lo faccio vedere anche lateralmente. Scendo, inspiro, fuori l'aria, salgo, contraggo addome e glutei. Ok, questo è il primo esercizio. Secondo esercizio, a terra. Appoggiamo le mani vicine al petto, le ginocchia a terra, mentre spingo le mani, butto fuori l'aria e l'addome è contrattissimo. Inspiro, scendo, appoggio il petto, butto fuori l'aria. Se riuscite, potete fare anche il push-up con il corpo in linea, tenendo sempre l'addome bello contratto. Inspiro e butto fuori, col corpo tutto in asse. Ok? Terzo esercizio, pancia in su. Tuck up, allora si parte con le gambe piegate, i talloni sollevati da terra, apro le braccia, inspiro, vado in posizione di barchetta, tenendo bene la lombare attaccata al pavimento, butto fuori l'aria e torno in posizione di partenza. Inspiro e fuori. Se qualcuno non riesce a farlo in questo modo, si parte con i piedi appoggiati per terra, ci si apre, si inspira e si va a terra ad appoggiarsi, si sale. Prima si appoggia la lombare a terra e poi si viene su con il resto del corpo, sempre con i piedi appoggiati. Ultimo esercizio, dai piedi, il mitico burpee, piego le ginocchia, metto giù le mani a terra, stendo il corpo, sollevo il petto, a questo punto con un piccolo saltino vengo su e batto le mani. Se non riesco a fare il saltino, da questa posizione sempre sollevo il petto, piede, e salgo. Ora vi faccio vedere come si fa il workout tutto di seguito. Quindi uno squat, vado a terra e faccio un push-up, mi giro pancia in su, un tuck up, salgo in piedi e vado a fare un burpee. Di nuovo uno squat. Un push-up,
e un tuck up. Burpee. E di nuovo. Squat. Push up. Tuck up. E burpee. E così ho fatto 3 giri di questo workout. E dobbiamo fare in tutto 50. Tenete il tempo e poi fatemi sapere quanto ci avete messo.